Ciao. Tranquillo, è tutto a posto, è tutto sotto controllo. Adesso metto tutto in ordine, però devo sbucare da qualche parte. Raga, mi sono ritrovata in zona Monteverde a Roma, nello specifico al mercato dei Calvi. Che è un mercato che, se te posso dire, io non ci sono mai stata. Infatti sta zona non la bazzico spesso. Perché mi trovo qui oggi? E perché è tutto chiuso? Perché è pomeriggio, raga, sono le 17. Ho trovato un posticino nuovo che mi era stato segnalato anche da uno di voi su Instagram. Ovviamente, raga, a me quando mi arrivano le segnalazioni me le vado a spizzare. A volte mi segnalate certe sole che dico: o volete il mio male oppure non so quale sia il vostro problema. Probabilmente non mi seguite sporadicamente perché dovreste conoscere i miei gusti. Però stavolta siamo qui perché sto ragazzo mi ha consigliato sto posto. Mi ha detto: Giulia, ma perché non dai un'occhiata a sto posto? Io ho detto: te so, mi sembra pure buono. Mi sono andata a vedere un po' di foto, ho fatto le mie ricerche. Posto specializzato in bao. Se c'è una cosa che mi fa impazzire della cucina comunque orientale, cinese, so i bao. Però i bao quelli fatti bene, cioè i bao quelli fatti in casa, capito? Molto fluffy, morbidoni, una buona lievitazione, non surgelati, perché siamo abituati a mangiarli ovunque, nei ristoranti o all you can eat, di qua, di là, va di moda ormai portarli, ripieni di pulled pork, e che più ne ha più ne metta, ormai mi stanno a salire sulle ovaie. Infatti è un tipo di alimento che non prendo quasi mai, perché solitamente è sempre molto dozzinale qualitativamente parlando. Cioè, qualche settimana fa mi hanno costretto ad andare a un yoganit. Per curiosità ho preso un bao. Mi è arrivata sta cosa. Ma che è? Ma ti sembra legale vendere una cosa simile? Sarà un test perché è la mia prima volta. Ho notato che li fanno loro, quindi è uno di quei video monotematici dove vado a provare un posto come i vecchi tempi. Speriamo vada bene. Però, se te posso dire, è promettente. Stanno ancora a sistemare la roba. Mi piace pure l'idea di aver acchiettato i tavolinelli con le cassette del mercato. Ci hanno messo sopra giusto un pezzettino di legno stoppato con quattro viti di quelle ciotte. Contesto di mercato, si respira l'aria del mercato. Non sento quell'odore di pesce tipico del mercato che ci stanno i pesci vendoli, ma perché è un orario, capito, ancora tranquillo. Qua sta a calare il sole. Ovviamente se sedemo qua perché siamo arrivati e comunque hanno visto la telecamera, quindi solito discorso mio sincero. Non mi stanno a pagare, nessuno mi sta a pagare, sempre bella sincera. Condivido l'esperienza, come è già capitato in passato innumerevoli volte, quindi plagate, abbassate le cose, marchette, marchette di qua, marchette di là. Che io e i marchette sul food ne faccio. Interessante il fatto che, a parte i nomi, Patrizio 21, perché sto bao si chiama Patrizio 21? E il ragazzo che lavora qua mi ha detto: si chiama Patrizio 21 perché c'è sta Patrizio del box numero 21 del mercato che ci fornisce la pancia di maiale stufato. Ho detto: ammazza, sta cosa è una figata. Quindi l'avevo già letta in realtà quando stavo informando un po' sul posto. Molti alimenti e ingredienti li acquistano da fornitori del mercato. C'è talmente tanta scelta a livello di varianti di bao che devo fare una cernita. Menù scritto con il gessetto come si faceva una volta. Io da piccola scrivo le cose sul gessetto, guarda, il gessettinello che mo non vorrei fare, capito? Quando andavo al parco per terra si faceva il gioco della campana. Ai tempi mia, poi dopo un po' è passata pure di moda sta cosa. Li cambiano molto spesso, quindi magari tengono quelli che vanno un po' di più. Oggi in realtà siamo arrivati casualmente, ce lo stavano comunicando, a una serata speciale. Bao verso Stagos, il che significa che siamo un po' limitati con i bao. Avrei voluto provarne di più, però purtroppo ne abbiamo solo tre special edition. E a sto punto ti direi: arriveranno pure di Stagos, li proviamo. Guardate, se io devo tornare qua un'altra volta per provare altri bao, potrei dire no al bao salmone, finocchio e arancia, che è uno dei miei abbinamenti preferiti estate. Mi mangerei proprio, madonna mia quanta arancia mi mangerei col finocchio fresco, le olive quelle buone. Ah, regà, quale scelgo? Questi verdi mi piacciono di più. Ne proviamo tre. Tre perché sono tre quelli che ci sono disponibili oggi. Ho beccato la giornata sbagliata, regà. Quindi un altro giorno almeno ne provavo di più. Mannaggia. Ah. Primo, polpettone. Infatti non si chiama polpettone. Si chiama bao. Hai capito? Polpettone, maionese, un pochettino di lime, carotine, queste qui arancioni che vedi laterali. E un'altra cosa che vedo che non è scritta sul menù, però penso sia salsa teriyaki, perché non è specificata. Mi pare la salsa teriyaki, o comunque la salsa d'ostrica, quel genere di cose là. A me la prima cosa che giunge all'occhio è la morbidezza del bao. Guarda quanto è morbidone e quanto è chunky. E si vede che è fatta a mano, anche perché la cosa interessante è che c'è la cucina a vista. Quindi vedi come tagliano le cose. Prima sta a tagliare la chef il finocchietto, sta a tagliare il meloncino. Quindi tutto a vista, capito? Non ci sta né magagne di quando la cucina è nascosta, non si sa mai se si lava nei mani, se si sono appena sfringuellettati il membro, capito? Anche come farcitura mi pare una cosa più che onesta. E poi è carino perché il polpettone è una sorta di polpettina.
Buonissimo. Madonna mia. Pare proprio di mangiare il polpettone di tua nonna. Che tu ripassa un po' nel pan grattato. E poi magari ci mette dentro pure un po' di mollica. Quando fai le polpette ci metti un po' di mollica. Bevuta nel latte e poi strizzatina. Diviene una morbidezza inaudita. È una cosa molto italiana. È perfetto. Il bao, regà. E il pane. Guarda il pane quanto è bello. Perfetto. Buono anche da solo. E quella poi è la differenza, perché la maggior parte delle volte te pir bao, magari cerchi di confondere un po' il tuo palato con le varie salse per anestetizzare un pochettino quel gusto de pane che non sa di niente. Invece qua, come vedi, quando è fatta bene una cosa, pure il macinato è bello da vedere e da mangiare. Che cosa vuol dire che fa? L'unica cosa, lime, non lo sento, non sento la punta del lime. Avrei gradito. Gli altri due bauetti, io mo li chiamo bauetti perché devo sempre rendere tutto carino e coccoloso, perché la vita è così triste che se io mi autoconvinco nell'usare diminutivi vezzeggiativi nelle cose, non lo so, mi va bene. Molti mi dicono: Gio, c'hai dei problemi. Ah, regà, io sono contenta così, poi fai come ti pare. Prima di farti vedere questi due, sprizzettino col Select, un occhio di riguardo, regà, perché solitamente non ce l'ha nessuno, quindi capito, pure per mandare un po' più giù in maniera qualitativa i bao, che fai e decide no? Uno sprizzettino, che è un'altra cosa, non c'è paragone. Passiamo al prossimo, che ha un hummus di ceci, maionese al melograno, fatta da loro ovviamente, quindi bello, capito, veganello. Io c'ho un debole assoluto per l'hummus, è una di quelle cose semplici da fare, veloci, però non tutti la sanno fa bene, perché alcuni te la tengono grumosa, poi ci sono varie scuole di pensiero, ci stanno quelli a cui piace un pochettino più liquida, ci stanno quelli a cui piace sentire pure i pezzettini di ceccio interno. Io sono una di quelle che se è troppo troppo liscia, mi sembra di star mangiando, capito, tipo un omogenizzato, che mi piacciono pure a me omogenizzati, perché sono un caso speciale, però mi piace sentire un po' la consistenza del ceccio. Passiamo all'ultimo, mazzancolla, quindi gambero, panatura al panco, sua maestà il panco. Potrei vivere di fritture di panco leggere e spumose. Tra l'altro hanno chiamato bao zancolla. Zancolla, capito? Mazzancolla, bao. C'hanno sta cosa di nomi carini, molto gradevoli. Carinelli, non volevo dire, perché poi mi dicono lo dici troppo spesso. Raga, io lo dico anche nella vita normale. Rugoletta, che la vedo anche molto bella come rugola, non è una rugola in busta. Melone, salsa di soia e qua vedo sempre sopra un po' di salsa teriyaki. Allora raga, facciamo un po' di... Guarda, questa è rugola, questa è la rugola, capito? Madonna, questa è la rugola del mercato, questa è la rugola, no le rugolette microscopiche che se te la mangi da sola ti pizzica pure la gola, questa deve essere la rugola. Scrivono rugola, c'ho sempre paura di piarla perché ti danno quella che non sa di niente. Questo carpaccio di melone che mo se sta vicino alla stagione calda, quindi proprio melone a manetta. Andiamo all'assaggio, raga. È una poesia. È buonissimo. Anche la mazzancolla stessa. Cioè non è una di quelle plasticose che sanno di niente. Il melone dona quella nota dolce alla ricetta, che con la maionese molto delicata si lega a Dio. E il pane è proprio buono. Io, se potessi, è una tipologia di pane che utilizzerei anche quotidianamente se ce l'avessi buono. Questo. No, non prendo prima che va. La soia pure dosata benissimo, leggermente salata, poco salata e non va a coprire tutti gli altri gusti, senti ogni singolo gusto. Pochi ingredienti, gestiti bene, però ti arrivano tutti. Madonna mia che bontà, madonna. Pazzeschi, cioè questa è una cosa, cioè regà sono buonissimi, cioè questa è una poesia. Passiamo a questo, questo vedo molto pienotto e morbidone perché c'ha l'hummus di ceci, quindi è una morbidezza continua, guarda se lo schiaccio. Guarda che bello, sai questa è la tattica, cioè proprio una tecnica di marketing di molti food pornari che quando devono far vedere i loro panini colmi di roba, prima di addentarlo, prima di fare quelle espressioni meravigliate, ancora prima di assaporare il gusto del panino, lo schiacciano in modo tale che crei un po' quell'ancorino in bocca. Tutta la tattica che c'hanno loro. Te ne privi. Qua in questo caso c'è molta hummus, quindi viene da sé anche nel momento in cui mordo. Pelettino del finocchiello che mi piace tanto, sottilino. Questo è il più fresh di tutti quanti. Perfetto per una persona vegetariana o vegana o anche onnivora. Non c'è l'esigenza di integrare necessariamente una proteina animale. Quando i sapori sono studiati bene, risulta
convincente anche una cosa potenzialmente vegana o vegetariana, raga. La maionese è molto delicata, mi sono soffermata ad assaggiarla singolarmente. Sembra quasi una maionese al lime, sento una punta di acidità del lime. Il melograno credo dia colore, perché se la vedi, non so se rende in video, è leggermente rosata come maionese. A raga, le unghie sono sporche perché è cibo, eh. Prima che inizi a scrivere il commento di schifo, cioè le unghie sporche, placate, abbassa subito la cresta, lo dico proprio in principio. E te stavo a dire, andiamo a noi. È un pochettino rosata, quindi penso che il melograno doni principalmente il colore. A livello di gusto, il melograno non è eccessivamente aspro, soprattutto quando è di stagione, quindi non lo avverto più di tanto. Mi arriva più un sentore di acidità simile al limone, però è buono, è buono. Oh. Le temperature si stanno alzando, raga, e io sta cosa sto accusando. Mo apriamo una piccola parentesi. È stata drammatica in passato nella mia vita perché mi ha creato dei disagi estetici che magari, capito, uno non vorrebbe. Però ti posso dire una cosa, io ho sto problema che a me le ascelle mi pezzano. Ma raga, sudo, pezzano, cioè, visto che proprio ma pezzano male. E quindi d'estate magari mi ritrovo a indossare niente, capito, smanicate, dei canotti, perché poi di base sono una che suda, cioè i capelli lunghi qua dietro si creano proprio degli ecosistemi. Ogni volta che cammino per Roma da maggio, fine maggio a inizio settembre. Però, raga, ma vogliamo normalizzare pure le ascelle pezzate? Ma che te frega? Ma se te lavi poi nella vita? Aspetta però, non cadiamo nella sporcizia, perché per me tu puoi pezzare quanto vuoi, puoi pezzare fin qua, puoi pezzare lungo tutta la maglietta, però te devi lavare, so, cioè se cammini per strada, io non è che devo sentire l'alone tipo Scooby-Doo verde, capito? Non lo devo neanche percepire, neanche vedere. Sudiamo tutti assieme, senza puzzare, se è possibile. Se sudi anche tu, lasciami un commentino con scritto pezzatella. Questo fa un po' schifo. Ah, raga, io intanto ho pagato per quei 3 bao che hai visto e lo spritz rabarbaro, 23 euro. A Roma si dice 23 bucio de culo, dicono pure che porti bene. I miei 23 anni sono stati in un certo senso pure un po' una svolta, perché se ripenso un po' indietro ai 23 anni, è stato l'anno in cui ho incalzato un pochettino con YouTube e mi sono iniziata a dedicare alle mie cose. Quindi sì, te posso dire, è uno dei casi dove 23 bucio de culo davvero. Bucio de culo nel senso che te fai pure, cioè non è che a fortuna e basta. Vabbè, ho preso solo questo. Ovviamente le scelte che hanno per quanto riguarda i bao normalmente sono di più. Noi siamo capitati di martedì, io non lo sapevo che martedì c'avevano l'evento, quindi ho potuto provare solo questi. Peccato da un lato perché ne avrei voluti assaggiare altri. Io intanto ho pagato questo. Oggi c'è sta la serata, mi ha detto ragazzo, la serata sfida de bao versus tacos. Du tacos a sto punto, stiamo qua, io non ce la vengo mai stanza. Io due tacosini li assaggerei. Poi il video che volevo fare era tema bao, io l'ho fatto, però te trovi qua. Carina sta scelta pure di aver messo la cassa della Marshall, che appena fai così, pam, urti un attimo, qua te cascano 400 euro di cassa della Marshall. Però va bene così, sono stati gentili perché ho chiesto, scusa gentilmente, ti posso chiedere se puoi abbassare la musica perché devo registrare una cosa, ma non ti preoccupare, grazie. Qua siamo con Matteo. Ciao. Buongiorno Matteo, buongiorno. Anzi buonasera, buonasera. Non so se si è fatta una certa. Ti va di spiegarmi sti tacossini? La stracciatella al basilico, chutney di pomodoro, poi stando a Roma ho fatto un po' la cacciatora con la maionese dei peperoni e un crumble d'olive sopra, tacos alla catalana con pomodorini, patate, cipolla caramellata e gambero fatto al vapore. Mi sei riaperto lo stomaco. Dai. Ah raga, qua giusto per essere sincero, 25 euro, un par di sprizzettini e un par di tacos sdoppiati, perché siamo in due, quindi qua devo mangiare doppio. Abbiamo una piccola parentesi che non ho specificato prima. Oggi, che è martedì, è il giorno che dedicano a quanto pare agli eventi speciali. Di conseguenza cosa fanno? Chiamano altri ristoratori o comunque altra gente che lavora nell'ambito della ristorazione e fanno delle sfide, dei giochi, capito? Quindi oggi ci stanno sti tacos, però se torni martedì prossimo, martedì, non lo so, di giugno, cioè non li ritrovi questi, capito? Io direi di iniziare da questo, che mi pare quello un po' più delicatino, anche se c'ha la cipolla rossa. Madonna mia, che spesa. Madonna mia, queste sono cose che ti mangi, te zozzi tutta. Un tacos devo finire, non ti avvicinare però, maledetto. Un tacos devo finire in mezzo boccone. Quel gambero dentro, tagliato a metà, quindi sottilino, ma che ti riempie la bocca. Passiamo a questo, che ha detto tonno, non mi ricordo. Cotto, olivette da giasche, buone, sono una grande fan delle olive da giasche. Un po' più pesantino del primo, molto buono però.
necessario. E ultimo, tutto ti lasciano tutte le salse, quindi rimane questo, questo tripudio di salse, un tricolore, roba che tipo gli devi chiedere, senti, ma che me lanci un bao nudo e crudo che ci faccia la scarpetta? Ma qua c'è il pesto, il basilico, questo è assurdo, peperone sopra, dolcetto, questo è quello che ti dà più il senso di italianità, sta caprese, sto basilico. Pare di mangiare una pizza condita a crudo, una di quelle pizze che mi prenderei io al taglio l'estate, pazzesca. Complimenti pure ai ragazzi dei tacos, che non sono gli stessi di Bau, raga. Ah raga, conclusioni finali? Io direi di sì. Devo pure andare a lavare le mani, che qua è drammatica la situazione. Mi piace fare questo tipo di esperienza, conoscere posti nuovi che magari hanno pure poche recensioni perché hanno aperto da 3 mesi, una cosa simile. Anche perché ti posso dire, su Google, io quando stavo a spezzare foto, stavo a cercare 13 recensioni, cacchio, manco mia madre. Chi avrà scritto queste 13 recensioni? 3 saranno loro. Le altre sono dei ragazzi che l'hanno provato e gli è piaciuto. Te posso dire, a me mi è piaciuto. Baolab, molto buono. Al di là del fatto che magari a volte vedo una telecamera, succede, arrivi o comunque ti riconoscono, porto sempre la mia esperienza. Quindi se una cosa mi piace, mi piace. Se mi piace, te lo dico. A me mi paga nessuno, pago io. Dai, è di Cristo. Molto interessanti anche quei tacos, che tra l'altro sono di, me lo sono fatta dire, perché il posto che lavorava qui oggi per questo evento specifico si chiama, te lo dico a scopo informativo se ci vuoi andare, Osteria del Sole, via Cesare Baronio 42. Ho credito, bella esperienza, buoni bao, complimenti ai ragazzi. Si vede che sono proprio quei giovani che ci credono profondamente a portare avanti il loro progetto. La ragazza in cucina molto gentile che faceva lì, c'aveva tutti i bao che aveva già impastato, lievitati, tagliava la verdura. È quello che vorrei io. Ovviamente, ragazzi, se avete consigli da darmi su nuovi posti aperti a Roma, chi che magari hanno poche recensioni, io me le vado a spezzare come sempre, segnalatemeli, soprattutto nei commenti di YouTube, che non mi perdo niente, perché su Instagram purtroppo o per fortuna siamo diventati talmente tanti che non riesco a rispondere a tutti, non riesco a visualizzare tutti i messaggi. Quindi grazie come sempre per tutto il supporto, siete carini, si sta creando proprio una bella community, sono troppo felice. Un annetto fa, era a giugno del 2022, mi è uscito un ricordo di recente su Instagram, avevamo appena raggiunto i 10.000 iscritti, 10.000, oggi siamo, quanti siamo? 130.000? Quanti siamo? Più di 100.000? Ma chi avrebbe detto? Io non l'avrei detto. I miei cari neanche, molti dei miei amici neanche. Chi è? Perché qua credete che io non faccia. Dovevo fare l'intro, mi dovevo nascondere, adesso risistemo tutto quanto come era messo prima. Chi sei tu? Non lo so, box 34. Grazie per il prestito. Sei stato gentilissimo. Storia non credo sia sufficiente per riassumere quanto io sia grata di questa cosa, sulla base del fatto che fino a qualche mese fa il mio canale lo seguivano poche persone, a me molto strette, qualche amico, sono contenta, grazie.